Yo yo yo, bella raga, sono Dark e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui, come potete vedere, sul Minecraft. Eccoci qui tornati. Guardate come eravamo l'altra volta, eravamo messi così. Questa è la nostra camera da letto che sto cercando di allungare. Questa qui è la nostra bella vista, attenzione WhatsApp, vista sulla camera. Mentre invece se scendiamo abbiamo l'uscita della nostra casa e invece andando per di qua abbiamo o la caverna andando dritto oppure girando per di qua abbiamo la sala, chiamiamola sala, che dovrò chiaramente allargare. Non posso mica lasciare, cioè sembra una prigione così. Se non avete ancora fatto, raga, lasciate un mi piace, proviamo a superare ogni record. Qua vi lascio tutti i commenti, adesso li farò scorrere molto velocemente. Tutti i commenti che secondo me sono stati davvero utili, perché me ne avete lasciati un tot la scorsa volta. La cosa che faremo oggi però, aspettate un secondo, perché mi avete anche chiesto di fare una caverna degli iscritti. Cioè, si farà la caverna degli iscritti, però non ora. Cioè, ora ho in mente di fare un'altra cosa. Dato che stiamo avanzando proprio da Dio. Cioè, ma avete anche scritto nei commenti: fai una spada di smeraldo. Aspettate un attimo, che. Ok, che sono rimasto indietro, però non mi sembrava di essere rimasto indietro così tanto. Secondo me, non puoi farti una spada di smeraldo, Dio. Sono abbastanza scettico, però provi a tentare non nuoce. E la spada di smeraldo non si può fare, ah, fa culo. Cioè, io dicevo, infatti, ho letto il commento: fatti una spada di smeraldo, dai. Io ho pensato, ma come smeraldo? Boh. Prendiamoci gli stick, un po' di cobblestone ci vuole sempre. Lingotto di ferro ce lo teniamo perché adesso magari lo utilizzerò, o magari no. Andiamo a far crescere tutta sta roba perché, porca puttana, raga, non cresce. Cioè, e poi siete anche vicino all'acqua. Mai visto del grano così rompiballe? Madosca, che due marroni. Vabbè. Oh, adesso però cresce. Ma ecco, i fail quando lo pianti lì. Tutto sprecato, la farina d'ossa, davvero importante. Ah, comunque non siamo ancora morti, è una roba incredibile. Andremo all'inferno per cominciare comunque con gli upgrader. Cioè, non mi voglio proprio fermare. Ma avete anche detto di farmi lo scudo, lo so. Ho guardato su internet, si fa così lo scudo. Mi devo fare anche il tavolo degli incantesimi, che me lo farò dopo. Il grano ce l'abbiamo, però direi di farmi il pane. Questo qua magari teniamo. Anzi, no, dai, usiamolo tutto. Ce ne avanzano due che lo utilizziamo per gli animali quando li dovremo prendere. Qua siamo a posto. Ok, allora mi devo fare là. Innanzitutto lo scudo me lo piglio. Dark, mettiti lo scudo, bravo. Ma avete anche detto della torcia, di mettere la torcia. Non ci ho pensato, di mettere la torcia nella mano, contraria al piccone, così dopo possiamo scavare molto più velocemente. Ci avete ragione, io non ci avevo proprio pensato. Quindi adesso ci avventuriamo un attimino giù. Ok, per di qua. Che devo anche sistemare. Ci farò tutte le scale. Questo qua lo farò off camera perché non so se voi avete voglia di guardarlo. Se ci avete voglia di vedere mentre faccio tutte le scale, ditemelo, lo faccio volentieri. Però secondo me risulterebbe abbastanza noioso. Io odio sprecare il cibo così in modalità difficile. Comunque sì, mi sa che sono l'unico youtuber che mette le porte cioè, mette le porte nelle caverne. Poi, oh, non lo so. Facciamoci la nostra bella ossidiana. Il piccone ce l'abbiamo con noi. Non ci abbiamo le torce. Aspettate un attimo allora. L'altro giorno stavo girando così nella mia home delle feed, delle iscrizioni, e mi trovo Surreal che carica un video dove dice che praticamente arriveranno gli orsi polari in Minecraft. Ho detto, what? Vabbè. Ok, qua c'è la lava sotto, vero? C'è la lava e me l'ha pure bruciato. Mannaggia alla lava. Come posso fare? Come posso fare? Faccio così. Cioè, oddio, io non che sia contrario agli orsi polari, però ho un po' quella paura perché poi ho letto anche fossili dal titolo. Non è che io non sono uno che si informa tantissimo, perché molte volte sono spoiler e gli spoiler ti rovinano la sorpresa che c'è nel gioco. Perché alla fine, se ti scopri tutto il gioco, alla fine che gusto c'è giocarlo? Sei già tutto quel che ti aspetta, chiaramente qualcosa se lo scopri non succede niente, però quando poi sai tutto quanto, cioè è come se hai già giocato il gioco senza neanche provarlo. Questo qua è chiaramente il mio parere, poi se voi la pensate in un altro modo, tranquilla, cioè. Altra ossidiana per Dark, perfetto. Poi nei commenti ho letto anche che la spada, praticamente, quando tu colpisci un nemico, se lo colpisci con la carica al massimo, chiamiamola carica, gli togli quel che deve togliere, mi ha detto, quindi suppongo tre cuori, non lo so. Se invece attacchi prima che la spada si ricarichi, gli togli solo mezza vita, da quel che ho capito. Ci tenevo comunque a ringraziarvi perché ultimamente vi vedo davvero attivi, commentate spesso i miei video. Purtroppo i mi piace non sono altissimi, però vedo che voi ci siete. Ne ho 20 pezzi, dovrebbero bastare. Adesso comunque li impariamo. Se sì, c'ho la workbench con me, perfetto. Mi servono due diamanti, tre pezzi di ossidiana e. No, cavolo, mi servono anche dei libri, secondo me. Aspettate un attimo. Mi serve anche un libro. So che io non ho nessuna mucca. Porca Eva. Vabbè, allora, innanzitutto prendo i due diamanti che ci servono. Perfetto. Qua
Quindi qua ce ne rimangono 3 che li teniamo sempre lì, perché se troveremo il piccone con fortuna ne avremo poi più di 3. Eccoli, guardateli qua i creeper che ti aspettano fuori casa, sono peggio che i testimoni di Geova, oh, sempre lì a bussare, madosca. Beh, i creeper poi alla fine, se ci penso, non bussano, però più o meno, a cagare. Ecco, mi è esplosa la montagna, mannaggia te, che due palle. Aspetta, la devo ricostruire, che sennò poi mi senti in colpa con me stesso. Raga, mi è appena venuta un'idea della madosca, guardate, allora, qua intanto chiudo. Il creeper ci ha fatto questa esplosione qua, e non è che ci starebbe bene un bel portale, tipo qua davanti proprio. Cioè, alla fine dobbiamo ringraziare creeper. Madosca grande. Allora, com'è che si faceva? Qua dobbiamo togliere i pezzi innanzitutto. Qua vanno subito tolti. Cioè, il portale da barboni, che non lo facciamo questa volta. Raga, secondo me è la prima volta che non lo faccio, portare da barboni. Sarebbe quello senza le punte. E basta, adesso bisognerebbe chiuderlo per così. Sì, perfetto, Dark. Ok, già così funziona. Lo lascio proprio attaccato alla montagna, che fa un effetto abbastanza figo. Faccio i sentierini che sono... cioè, era il mio desiderio fare dei sentierini. Infatti, c'è un mondo in creativa, no? Che adesso non lo uso da un po'. Quando mi capita quel pomeriggio che non ho niente da fare, mi metto a snerdare su quel mondo in creativa. Cioè, io faccio i sentieri tutto il giorno. Due palle dovrebbero bastare, eh? Facciamoci la stradina. Adesso collegherò tutto con stradine io. Affanculo la cobblestone, che era anche abbastanza brutta da vedere. Qua ci vuole stradone, perché è un portone per l'inferno. Non puoi mica farci una stradina. Dato che non ho neanche costruzioni in legno, forse ci farò un laghetto tutto in lava, dove farà capire alle persone che siamo all'inferno e non si scherza. Qua intanto completiamo il nostro sentierino. Attenzione. Ok, qua la strada continuerà un giorno, che adesso la faccio andare un po' in qua, però dovrà continuare. Questo è il nostro primo sentierino, che quando cresce l'erba qua lo mettiamo a posto. E stessa cosa vale per quel lato là in fondo. Niente, accenderlo. Ci farei degli scalini, poi ci farò pure degli scalini, perché sì, è un portale moderno. Siete pronti? Bam! E adesso abbiamo anche il nostro portale per l'inferno. Io ci entrerei subito, senza futuro, ma cazzo duro, proprio decise ci voglio entrare. Ah, non so se ve ne siete accorti, ma ci ho messo la Optifine, dato che voglio provare a rirendere Minecraft reale, che col nuovo computer probabilmente si vedrà una cosa fatta bene. Non ci sarà il solito lag, non si vedrà sempre scuro. Solamente che ancora devo finire di installarla e ci stavo un po' lavorando dietro. 15 pezzi di carne. Adesso andiamo là. Guardate quanti maiali ci sono. C'è più rosa che altro. Vabbè, non penso vi dispiacerà. Dai, dai, un piccolo sacrificio, fatelo per dare. Sì, comunque 2 metri più là c'avevo una pianura per farmi una villa. La utilizzeremo questa pianura. Ne abbiamo 27. Qua, dato che c'è abbondanza di maiali, ne prendo un altro po', eh. Guardate che figata. Il portale luminoso da qua. Ci vorrei fare uno screen, però così tipo... Zack, se vedete lo screen così verrà una figata. Magari lo faccio quando c'è giorno, che viene un po' meglio. Imprese compiute. Lasciate ogni speranza. Dove siamo spawnati? Siamo spawnati. Guardiamo. Oddio. Ok, una zona coperta. A parte là che è scopertissima, ma di suo coperta. Sì, però non si vede neanche una traccia del castello. Ma c'è tantissimo quarzo. Dovrebbe essere quarzo, ma c'è un lapsus. Guardiamo se quarzo, quarzo del Nether. Sì, è quarzo del Nether. Guardate come si sale velocemente. Sono a livello 22. Cioè, si sale proprio a bestia per di qua. Livello 24, man. 24. Quello che farò nel prossimo episodio, pure off camera, ancora non lo so, sarà allargare questa base qui e farci una base proprio. Un accampamento coperto soprattutto. Beh, io direi comunque di salutarvi. Abbiamo un'armatura che forse non è adattissimo per l'inferno. Però comunque spero davvero che il video vi sia piaciuto. E come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace, un commento, mi raccomando. Supportate la serie, supportate Dark, supportate tutto. Noi come sempre ci vediamo prossimamente con un prossimo video. E nulla, da Dark è tutto. Bella.